Nella seguente presentazione verranno illustrate le evoluzioni delle prestazioni meccaniche di bitumi con additivi di ultima generazione. Gli scopi della ricerca sono quelli di ottenere un'analisi rologica di bitumi additivati a tre diversi stadi di invecchiamento. I tre additivi saranno tutti accomunati da una stessa matrice di origine carboniosa, ma differenti da loro per il pregio. Quello che ci si aspetta è un aumento delle prestazioni meccaniche. L'invecchiamento del bitume è riscontrabile mediante un aspetto di tipo chimico per quanto riguarda la riduzione delle frazioni aromatiche e l'ossidazione e volatilizzazione delle sostanze leggere, e un aspetto biologico per quanto riguarda l'aumento della viscosità e il irrigidimento del bitume. Per questo motivo, la funzione degli additivi impiegati in questa ricerca sarà quella di fungere da materiali sacrificanti rispetto ai componenti del bitume nel processo di aging e quindi poter ottenere un miglioramento della risposta deformativa nel long term aging. Gli additivi impiegati saranno il grafene, il carbon black e la grafite. Partendo dal grafene, il più nobile consiste in uno strato monatomico di carbonio, già impiegato in dispositivi di alta tecnologia per le sue elevate proprietà sia fisiche che meccaniche. Il carbon black consiste in un particolato di carbonio ad alto rapporto superficie-volume, conosciuto per le sue capacità di assorbire le radiazioni ultraviolette, per essere un buon dissipatore di calore e per avere un'elevata resistenza all'abrasione. La grafite invece consiste in uno strato allotropico del carbonio che forma reticoli esagonali a più strati. È accomunato al carbon black per il suo costo accessibile e ridotto sul mercato ed è in contrasto con il grafene per il suo costo elevato e per la difficoltà di produzione. Ciascun additivo prima dell'additivazione al bitume è stato studiato dal punto di vista microscopico. Il carbon black, che vede già molti campi di utilizzo per quanto riguarda l'impermeabilizzazione o il rivestimento di dispositivi, è stato studiato mediante microscopia elettronica a scansione e a trasmissione. Quello che si può notare è che le molecole formanti il carbon black si agglomerano tra di loro e non sono disposte mediante una geometria organizzata. La grafite è stata studiata mediante un'analisi microRAM al fine di poterne ricavare la spettroscopia e poter indagare le varie fasi mineralogiche. Il campione additivato al bitume è stato studiato in tre punti differenti e messo a confronto con una grafite di tipo commerciale. Sono poi state ricavate la banda D, G e 2D, fondamentali per poter distinguere una specie grafitica da una grafenica. In particolar modo si può osservare dalla banda 2D che il nostro campione per un terzo assomiglia a una grafite commerciale, mentre per i due terzi presenta una banda ridotta rispetto a una grafite commerciale. Ciò ne identifica un grado di qualità più basso rispetto allo standard. Il grafene utilizzato è stato ottenuto mediante tecnica Tego a partire dall'ossido di grafite, grazie a un'attivazione ottenuta da una pompa a vuoto turbomolecolare rotativa. Quello che si può notare da un'analisi a microscopio elettronico a scansione e trasmissione pre e post attivazione è che i piani di grafene non sono più sovrapposti l'uno all'altro, ma sono dislocati tra loro. Il procedimento che verrà illustrato riguarderà la preparazione dei materiali, i metodi di addizionamento e di invecchiamento, i test di caratterizzazione rologica, analisi dei risultati mediante la costruzione di grafici e per terminare le conclusioni. La preparazione delle polveri parte dal carbon black alla grafite, pervenute con una granulometria non costante con un'unità relativa importante. Procede quindi a una frantumazione ottenuta grazie a un mortaio in ceramica e un essiccamento in forno. Segue poi una caratterizzazione di tipo granulometrica di cui si recupera solamente la percentuale di materiale passante al setaccio 200 STM. L'additivazione del carbon black e della grafite al bitume avviene sfruttando l'azione di taglio di un miscelatore meccanico. Le polveri vengono versate al centro del contenitore in cui è stato versato il bitume e il miscelatore viene mantenuto azionato per un intervallo di tempo necessario a ottenere una miscelazione soddisfacente. Come detto in precedenza, il grafene impiegato per questa ricerca è stato ottenuto per esfoliazione termica a partire dall'ossido di grafite. E proprio per questo prende il nome di Thermal Expanded Graphite Oxide, in cui un campione di ossido di grafite viene introdotto all'interno di una fiala,
Poi, per azione di una pompa a vuoto turbomolecolare rotativa, si produce per espansione di volumetrica il grafene. Si ottiene quindi una densità irrisoria a fronte di un volume occupato elevato e ciò ne implica un'elevata elettrostaticità, dovuta a degli effetti di bordo dei piani di monatomici di carbonio. La conseguenza è che il grafene è difficilmente manipolabile a contatto con la pressione atmosferica. A causa dell'elevata elettrostaticità del grafene e alla difficoltà di manipolarlo a pressione atmosferica, si deve procedere a tentativi per la sua additivazione al bitume. Il primo tentativo prevede di realizzare una dispersione di grafene in toluene, in quanto il toluene risulta essere un solvente affine al bitume. Poi, per ottenere tre combinazioni di bitumi additivati comparabili tra loro, si procede all'estrazione del solvente dal bitume. Per questo si utilizza un'azione combinata, prima di evaporatore rotante e poi di pompa da vuoto, e si recupera il materiale mediante riscaldamento in forno termostatico. Il risultato ottenuto dall'applicazione del primo tentativo è negativo, questo in quanto già a temperatura ambiente si osserva una perdita di consistenza del bitume. Inoltre, mediante un'analisi olfattiva, si possono apprezzare ancora frazioni di toluene residue. Il metodo risulta anche essere non riproducibile in larga scala a causa della tossicità del grafene. Si procede quindi sviluppando un secondo metodo di additivazione del grafene al bitume. Questa volta si prevede di abbattere l'elettrostaticità del grafene esponendo il grafene stesso a un'esposizione prolungata a gas a argon mediante l'utilizzo di un box da laboratorio. Nel secondo tentativo si procede esponendo il grafene la durata di 12 ore al gas argon. Si evita quindi il contatto del grafene con ossigeno e umidità. Questo permette di ottenere un grafene governabile a pressione atmosferica e quindi si può procedere con il dosaggio del grafene mediante un bilancio di precisione. Successivamente si addiziona il bitume e per rendere omogenee le tre combinazioni di bitumi additivati si sfrutta sempre l'azione di taglio di un miscelatore meccanico. Terminate le fasi di additivazione, si procede con l'invecchiamento. Il bitume verrà testato nelle condizioni tal quale, invecchiato a breve termine con la metodologia Rolling Tin Film Oven Test e a seguire invecchiato con la metodologia a lungo termine PEV. Il riepilogo dei campioni da testare prevedono per la grafite le percentuali dello 0,04, 0,2 e 1% in peso. Per il carbon black l'1,5, il 2, il 3, il 5%, mentre per il grafene lo 0,02, lo 0,1 e l'1%. La caratterizzazione dei bitumi additivati è stata di tipo reologico, realizzata mediante la strumentazione del Dynamic Sheareometer. Inizialmente sono stati eseguiti i test di strain amplitude sweep al fine di poter ricavare il campo lineare viscoelastico del bitume naturale, che è stato identificato nell'intervallo di deformazione angolare tra lo 0,1 e l'1%. Si prosegue con test di frequency e temperature sweep, in cui le temperature di indagine sono state settate tra i 25 e i 60 gradi, muovendosi a step di 5 gradi. È stata poi aggiunta la temperatura dei 64 gradi al fine di poter ricavare la deformazione plastica permanente dei bitumi additivati. Si prosegue con la costruzione delle master curve permessa attraverso l'applicazione della teoria del principio di sovrapposizione tempo-temperatura e dello sciffatto. La configurazione di prova mantenuta è stata quella dell'utilizzo del piatto di 25 mm e di gap di 1 mm tra i piatti. Ricavati i parametri fondamentali reologici del modulo complesso e dell'angolo di fase, si passa alla costruzione grafica per i tre stadi di invecchiamento. Allo stadio di invecchiamento 0, tal quale, si può osservare dal grafico dell'andamento del modulo complesso che l'additivo che maggiormente comporta un innalzamento del modulo complesso è quello di origine grafica, alle additivazioni in percentuale maggiore. Dal grafico dell'angolo di fase si può notare che la componente elastica è predominante nei bitumi additivati con il grafene. Contrariamente, quelli additivati con grafite e carbon black sono quelli che presentano una maggior componente viscosa. Lo stesso comportamento reologico può essere osservato allo stadio di invecchiamento realizzato con la metodologia del Rolling Tin Film Oven Test. Il grafene
è sempre l'additivo che comporta un maggiore innalzamento del modulo complesso e una componente elastica predominante. Allo stadio di invecchiamento a lungo termine, realizzato con la metodologia PEB, si può notare che le percentuali di additivo che maggiormente comportano un innalzamento del modulo complesso, a differenza dello stadio tal quale, sono quelle in percentuale minore, sia di grafene che di carbon black. Dall'analisi del grafico riportante l'angolo di fase, si può osservare che la componente elastica è predominante laddove le percentuali di additivo sono minori, mentre la componente viscosa viene aumentata implementando maggior additivo all'interno del bitume. Al fine di ricavare l'attitudine dei bitumi additivati all'accumulo della deformazione plastica permanente, si è studiato il rapporto dato dal modulo complesso sul seno dell'angolo di fase alla temperatura di 64 gradi. Si è ricavato che l'additivo che meno comporta l'accumulo della deformazione plastica permanente è la grafite. Allo stadio di invecchiamento a breve termine, sempre la grafite comporta una minore attitudine all'accumulo della deformazione plastica permanente, segue il carbon black e poi il grafene, alle percentuali di attivazione più basse. Lo stesso andamento si verifica allo stadio di invecchiamento a lungo termine, ottenuto con la metodologia PEV. Sempre il grafene e il carbon black alle percentuali di attivazione minore sono quelli che dimostrano una minore attitudine del bitume additivato all'accumulo della deformazione plastica. Le conclusioni che vengono tratte al termine di questo studio sono riportate in termini di pro e di contro. Il grafene si è dimostrato l'additivo che maggiormente ha innalzato il comportamento meccanico reologico del bitume. Come contro, ha sicuramente il costo sul mercato e la metodologia di produzione, resa molto difficoltosa per quanto riguarda l'approccio in larga scala. Il carbon black, nonostante conferisca al bitume una minore attitudine all'accumulo della deformazione plastica, così come è stato dimostrato anche per la grafite, non ha comunque sia soddisfatto un'analisi comparativa con il grafene. La grafite, invece, nonostante non abbia manifestato il comportamento reologico atteso, è l'additivo che maggiormente potrebbe suscitare un interesse futuro in combinazione ad altre tecniche di trasformazione mineralogica, in quanto dall'ossido di grafite è possibile la produzione del grafene. Vi ringrazio per l'ascolto e per il tempo che mi è stato dedicato.